senso di domandarti con quale criterio e in che modo si tutelerebbe l'interesse pubblico, perché tengo sempre a precisare che comunque c'è un avviso d'asta pubblico al quale possono partecipare chiunque, con è previsto un rialzo dopo un rialzo d'asta, quindi non c'è procedura più trasparente di quella del pubblico impiego. Quindi chiudo così e poi le considerazioni le lascio sì. Grazie, la parola al sindaco per delle conclusioni finali. Sarò brevissimo perché ho parlato di molte cose, quindi dico sul distruttore, quindi sono mica le piccate, posso concludere? Innanzitutto quelle disciplini che si è fatto in apprezzamento, ma cioè, nel senso che effettivamente le cose le guardate più in fondo, quindi tutta una serie di situazioni molto puntuali. Il PLG, lo diceva adesso l'assessore Serpini, prende certe regole, effettivamente in certe regole ci stanno delle situazioni poco condivisibili come quelle che sono messe in evidenza, però questo se la finalità era evidentemente quella di fare migliorare alcune zone storiche, perché di fatto le zone storiche di Misano sono fatte diciamo, sui ghetti, no? Carastelli in particolare, il ghetto Battistella, fare in modo che alcune situazioni che non si muovevano più, in questo caso anche proprio la vicenda giudiziaria che si trascina da 40 anni, non ricordo questa è romandita la mente tra Gigi e Fafenco, e quindi va avanti da 40 anni e voglio dire il piano regolatore ha dato la possibilità di risolvere in qualche modo, di fare in modo che quell'edificio che è dentro il ghetto di Battistella possa essere in qualche modo ristrutturato una volta in passi di semana. Questo è alla fine il risultato, pur con le congruenze che condivido del piano regolatore, che effettivamente non ha valutato privatamente anche i risvolti di troppa edificazione che può provocare questa norma. Io direi questo, quello che deve fare il Comune adesso è vendere il prima possibile, perché è una questione di efficienza, abbiamo un immobile che siamo d'accordo tutti, credo, anche Zagare alla fine, di che va comunque venduto, quindi dobbiamo venderlo, lo vendiamo il prima possibile, non è passato molto tempo da quando è diventato il proprietà comunale, si è fatto questa perizia. Si può vendere in una zona che secondo me risente poco della crisi di mercato, che è una zona diciamo ben particolare, quindi è un edificio peculiare e quindi il mercato anche in questa situazione ce l'ha sicuramente, perché la ghetto di Bastella comunque si vende se c'è una casa da vendere. E anche sulle stime direi che mandi voglio dire un 20% di differenza tra la stima che viene fuori dalle valutazioni esposte da lei e quelle fatte da Celli sono tutto sommato ci riparte di nastra e quindi in qualche modo si deve partire da un prezzo appetibile confidando che poi basta cresce, insomma, per questo Zagari dice il contrario che l'abbiamo sottovalutato, forse alla fine il prezzo se così consideriamo ci sta con il mezzo quasi giusto, quando dice che lo regaliamo. Zagari dice che lo regaliamo, quando dice che lo abbiamo sotto da un prezzo del 10%. Alla fine direi che va bene, insomma, la stima è giusta, il prezzo ok, è giusto, direi 8-1 e facciamo, cerchiamo di vendere, perché comunque è inutile tenerli fermo, quindi tenere risorse ferme, perché lasciarlo lì vorrebbe dire tenere risorse ferme. Quindi se così entro di approvare questa delibera con tranquillità, perché è tutto chiaro, insomma, al di là delle vicende precedenti sul regolatore che possono essere state molto contestabile, ma sono altro argomento, come spesso anche altri argomenti che si inizia sempre per gare, che parla di sabbia e di altre cose, non dobbiamo prendere una casa di tanghezza di Mastella. Anche lei mi permetta. Grazie sindaco, un attimo. Però non può sempre accusare chi mai c'è. Un attimo, consigliere, guardi, io le voglio chiedere una cosa, a dove consiglio veramente molto spezzevole a trovare sempre il sì, perché io sono uno che è attento a quello che si dice. Ascolta. Per questo. Ascolti consigliere, purtroppo ci sono delle regole che vanno rispettate, no? Vabbè, io mi dovrò appropriare di una freddezza per farle rispettare, lei dice che se lo ripassi un po' il regolamento, mi permetta. Allora, ora ci sono le dichiarazioni di voto, 2 minuti per ogni capogruppo, grazie. Chi vuole la parola? Sì, noi come gruppo
consigliere? Voteremo contro per le seguenti motivazioni. Il caso è stato esaminato a fondo, tutte le osservazioni fatte derivano da un'analisi attenta e puntuale della situazione di fatto di nuovo e soprattutto tutto il discorso storico di questo immobile lascia aperti molti dubbi, insomma, su quanto che è fatto l'amministrazione precedente e come abbia gestito le cose, partendo da un cambio delle unità abitive per i 360.000 quadrati. In questa votazione si è atterrato il voto alla consigliera Sonia Pesaresi, in quanto ha un familiare che è coinvolto nella pratica, come dicevo. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Cicquini. Grazie Presidente. Noi come gruppo consigliare del centro-sinistra, per i motivi appena esposti sia dall'assessore sia dal sindaco, e non tralasciando anche l'importante contributo che hanno dato i consiglieri nel così per sviscerare questa tematica, questa delibera, credo che siano tutte anche osservazioni pertinenti e importanti, dichiariamo il nostro voto favorevole. Grazie. Consigliere Pistagalli, prego. Sì, il mio voto è contrario per le ragioni che ho espresso. Grazie, mettiamo quindi la proposta numero 35 i voti. Chi è favorevole? Chi è contrario? 5. Chi si astiene? Votiamo l'immediata esigibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Proviamo la votazione. Allora, 14 favorevoli, 5 contrari, nessuno astenuto.